Salve a tutti, sono Marvi e oggi vi racconterò una storia horror. La storia si intitola La saponificatrice di Correggio. La saponatrice di Correggio, così nominata, altro non era che la donna Leonarda Cianciulli. Questa donna sposò contro il volere di sua madre un uomo di nome Raffaele Pensati di Laurea, in provincia di Potenza. Ma la mamma di Leonardo voleva che sposasse un suo cugino e quindi il matrimonio della Cianciulli fu maledetto e quindi risultò molto infelice. Nel 1939, 40 e 41 sparirono tre donne. Queste tre donne erano delle amiche di Leonarda, quindi furono fatte varie indagini per sapere chi era stato il colpevole e dopo diverse indagini, tutte le accuse caddero su Leonarda, detta appunto saponificatrice di Correggio, con l'aiuto del prete che cercò di nascondere i vestiti. Leonarda fece bollire un gran pendolone con soda causa a 330 gradi i corpi delle vittime, proprio come si fa per un sapone, e poi unì il cioccolato fondente da dare un ai figli e quindi poi fu condannata a 30 anni di reclusione. Per oggi è tutto, vi saluto, kiss kiss.